Dopo aver scaricato il modello, lo stampiamo su un cartoncino leggero e lo ritagliamo. Occorreranno circa 30 fiori per ogni colore. Con dell'inchiostro a tampone colorato e una spugnetta, coloriamo i bordi dei petali di ogni gruppo. Ora con del colore a tempera o acrilico giallo, creiamo un piccolo centrale in ogni fiore. Utilizziamo la parte senza setole di un pennello per rigirare verso l'interno i vari petali. Scegliamo ora un bel vaso, possibilmente bianco come questo. Riempiamo il suo interno con un mix di carta e spugna per fioristi. Ci procuriamo ora del fil di ferro verde e del nastro adesivo dello stesso colore. Quindi con un righello e una pinza tagliamo in parti uguali i fili, ricavandone 30 per ogni colore di fiori che avremo. Con il nastro poi arrotoliamo insieme i gambi. Apriamo verso l'esterno i fili, posizionandoli a chioma d'albero. Infine, pieghiamo tutte le estremità creando una L. Siamo pronti con la colla a caldo ad applicare i fiori su ogni filo.
Ora prendiamo un cartoncino di colore verde e ritagliamo una striscia. Dopo averla piegata a metà, disegniamo la sagoma di una foglia, il cui centro sarà la piega. Ritagliamo le foglie e con uno strumento come questo, un dotter, realizziamo delle striature. Quindi con le forbici modelliamo il loro contorno per dare un effetto più reale. Sempre con la colla a caldo, applichiamo le tre foglie sulla base dei gambi, tre per ogni mazzolino. Possiamo ora assemblare il vaso inserendo i vari mazzolini all'interno della spugna. Alla prossima e buon lavoro!